Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Con l'elezione del presidente e dei due vicepresidenti ha preso l'avvio l'attività politica dell'Assemblea Legislativa. Per la prima volta una donna, Donatella Porzi, del Partito Democratico, siede al vertice di Palazzo Cesaroni. I suoi vice, Marco Vinicio Guasticchi, del Partito Democratico, e Valerio Mancini, della Lega Nord. Il servizio. Donatella Porzi, del Partito Democratico, è il 18° presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. È stata eletta con 13 voti e 8 schede bianche espressi dai 21 componenti dell'Assemblea. Donatella Porzi è la prima donna nella storia della Regione Umbria chiamata a presiedere l'aula di Palazzo Cesaroni. Vicepresidenti sono stati eletti Marco Vinicio Guasticchi del Partito Democratico, 12 voti, e Valerio Mancini della Lega Nord, 6 voti, 3 le schede bianche. La neopresidente dell'Assemblea è nata a Perugia nel 1966, è madre di due figli, diplomata ISEF, insegnante. Dal 1990 al 1996 assistente volontario alla cattedra di ginnastica e giochi per l'infanzia all'ISEF di Perugia. Dal 1996 fa parte dello staff tecnico del CONI provinciale. Dal 2000 al 2006 insegnante nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Percorso politico. Iscritta alla Margherita dal 2004. Nel 2007 eletta membro della Costituente del Partito Democratico. Dal 2007 membro dell'Assemblea provinciale regionale del PD. Nel 2004 eletta consigliere al Comune di Cannara. Nominata assessore all'istruzione alle politiche giovanili e sociali. Dal 1 luglio 2009 al 12 ottobre 2014 assessore alla provincia di Perugia alle politiche culturali, sociali, giovanili, alle politiche europee, alla legalità e alle pari opportunità. Subito dopo la sua elezione, Donatella Porzi ha spiegato quali saranno i punti caratterizzanti la sua presidenza. In particolare, auspica un palazzo aperto e capace di raccogliere i bisogni e le proposte di tutti i territori. È con grande senso di responsabilità che mi accingo a guidare questa Assemblea Legislativa, la 10ª Assemblea Legislativa per la nostra regione, che inizia in un momento storico del nostro regionalismo. E credo che, forti di questa consapevolezza e quindi dell'importanza dei 5 anni che abbiamo di fronte per i tanti temi che sono sul tavolo degli amministratori a tutti i livelli, dobbiamo con grande coraggio e determinazione trovare la capacità di saper interpretare i bisogni che arrivano dal nostro territorio. Credo sia importante valutare veramente la nostra territorialità come un tutt'uno, partendo dalle esigenze dei luoghi più centrali, ma arrivando e cercando di capire quelle che sono le necessità dei piccoli centri, dei piccoli borghi, delle zone di confine che molto spesso si sentono un po' isolate e abbandonate. E è con lo spirito di portare anche questa consigliatura, questa assemblea fuori dalle stanze di Palazzo Cesaroni. Io chiedo fortemente ai miei colleghi la responsabilità di assumere un ruolo di responsabilità in questo momento, proprio perché passata la fase della campagna elettorale nella quale ci siamo scontrati, abbiamo trovato la dialettica sulla quale abbiamo, diciamo, espresso le nostre posizioni, oggi dobbiamo essere in grado di trovare quella sintesi che è la sintesi che serve alla nostra comunità, una comunità che è stata fortemente provata da una crisi che spero ci stiamo lasciando alle spalle, una comunità che sta esprimendo tanti bisogni, tante necessità, lo fa con grande dignità, ma molto spesso ci siamo accorti che alcuni soggetti, alcuni individui rimangono isolati e proprio per rispondere ai bisogni di chi magari non ha la voglia di mettere in piazza le proprie difficoltà e proprio per dare risposte a tutti dovremmo cercare di interpretare i bisogni dei più deboli, dei più emarginati, delle persone che rimangono un po' nelle periferie. L'ho detto anche nel discorso di insediamento, io credo che veramente dovremmo riguardare al welfare come a una delle nostre, diciamo, maggiori azioni sulle quali intervenire con incisività.
Ho ripreso, mutuando da Papa Francesco, le parole che ha voluto esprimere nel suo recente viaggio in Ecuador, quando ha parlato dei servizi come non di un'elemosina che dobbiamo agli individui, ma come veramente un debito sociale che dobbiamo pagare perché a ciascuno venga restituita dignità. E per fare questo la nostra Assemblea deve porsi nelle condizioni di poter offrire tutte le energie, tutte le risorse di cui disponiamo perché il mondo dell'impresa, del lavoro riesca a trovare le condizioni per agganciare una crescita, una ripresa che può essere possibile per la nostra realtà. Il tema delle grandi riforme regionali e della semplificazione. È in atto una fase di grandi riforme che credo non si arresti con quello che sta avvenendo a livello nazionale. Sono convinta che dovremmo esprimere la maturità di capire qual è il progetto per l'Umbria del domani. E cercando di ipotizzare questo progetto per l'Umbria del domani, dovremmo essere in grado di programmare percorsi, di individuare veramente quali sono i processi che vogliamo per la nostra realtà, per la nostra collettività. Cercando di guidare i processi, cercando di indirizzarli, cercando quell'azione di coraggio che significa esprimere una sintesi delle nostre posizioni. Ho fatto un accenno anche alla necessità di snellire un po' la macchina burocratica. A volte non ci si rende conto di quanto certi percorsi possano sembrare macchinosi, troppo lunghi, troppo complessi e articolati per chi si deve misurare quotidianamente con le difficoltà di tutti i giorni. E quindi veramente per stabilire un contatto più diretto, più continuo, più costante, dovremmo aprirci al dialogo, all'ascolto in prima istanza, perché senza ascolto non può esserci dialogo, e soprattutto aprirci a comprendere da dove dover partire. E ripeto, dobbiamo partire dagli ultimi. L'impegno della neopresidente nella rappresentazione di tutte le istanze dell'Assemblea. Nel ruolo che mi è stato assegnato e che veramente mi onora, anche perché sono la prima donna a ricoprire questo incarico nella nostra regione, io voglio garantire a tutti quella terzietà che proprio è tipica del ruolo del Presidente del Consiglio, che deve in qualche maniera mediare quelle posizioni che ogni forza politica esprime, ma sono convinta che il senso di responsabilità prevarrà e avremo la capacità di individuare un percorso che può essere il percorso che spetta all'Umbria, che spetta agli Umbri e che faccia riavvicinare la nostra popolazione alla politica e alle istituzioni, ridando dignità a queste, perché molto spesso la crisi ci ha portato anche a perdere un po' di fiducia nelle istituzioni. Insieme a Donatella Porzi completano l'ufficio di presidenza dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria in qualità di vicepresidenti Marco Vinicio Guasticchi del Partito Democratico e Valerio Mancini della Lega Nord. Marco Vinicio Guasticchi, espressione della maggioranza, è nato ad Umbertide nel 1962, laureato e giornalista pubblicista, quadro direttivo di un istituto di credito internazionale, dirigente nazionale del sindacato FABI. Dal 2009 al 2014 è stato presidente della provincia di Perugia, presidente dell'UPI, Unione Provincia Italiane dell'Umbria. Dal 15 dicembre 2013 è membro della direzione nazionale del Partito Democratico. Valerio Mancini, Lega Nord, espressione dell'opposizione di centrodestra. È nato a Monte Santa Maria Tiberina nel 1965, diploma di ragioniere, opera nel settore del terziario commerciale. È capogruppo della Lega Nord nel Consiglio Comunale di Città di Castello dal 2012 e dal 2014 coordinatore della Lega Nord nella provincia di Perugia. Contestualmente all'elezione dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea Legislativa, i capigruppo delle forze politiche rappresentate in aula hanno rilasciato le loro prime dichiarazioni politico-programmatiche, in attesa di conoscere il programma ufficiale stilato dalla Presidente della Regione, Catiuscia Marini. Credo che questa decima legislatura sia iniziata con il piede giusto. Abbiamo eletto come Presidente una donna, un insegnante, Donatella Porzi, la più votata del Partito Democratico, un grande segnale di innovazione per tutta la comunità regionale. Una comunità regionale che sicuramente attende da noi risultati sull'economia, sul lavoro, sulle riforme che dobbiamo fare, ma attendeva anche segnali di innovazione e discontinuità rispetto alle persone. Credo che il Partito Democratico, avendo candidato Donatella
forse la carica di presidente, abbia dato un segnale importante a tutta la comunità regionale e da domani mettiamoci tutti al lavoro per il bene della nostra comunità. Sono doverosi ringraziamenti e gli auguri di buon lavoro al presidente, ai due vicepresidenti dell'Assemblea legislativa, così come al presidente della Regione Umbria. Noi cercheremo di dare un contributo propositivo anche dall'opposizione, cercando di sostenere i nostri 20 punti che hanno fatto parte del programma amministrativo, da una priorità che oggi è rappresentata dalle persone in difficoltà. La povertà in Umbria è cresciuta dal 2% al 10%. La priorità dovrà essere il sostegno alle persone indigenti, i posti di lavoro, cercando di risparmiare e con le risorse sostenere lo sviluppo e diminuire le tasse. Noi abbiamo votato scheda bianca, il Movimento 5 Stelle non ha minimamente preso in considerazione queste candidature, in quanto il Movimento 5 Stelle dell'Umbria, nonostante sia la seconda lista più votata dell'Umbria e la prima dell'opposizione, non è stata tenuta parimenti in considerazione da loro signori. E allora cosa fare? Anzitutto denunciare il fatto che il nuovo presidente del Consiglio regionale non deve inseguire il modello Boldrini, deve rinunciare a indennità di funzione e privilegi come l'auto blu, dare un segno di discontinuità, quindi questo è fondamentale per noi. Rispettare, poi tornare a rispettare da parte della Giunta i diritti dei consiglieri, la tempistica nella consegna degli atti, le determine, tutto deve essere conosciuto. Con l'elezione dell'ufficio di presidenza parte in effetti la legislatura, ci aspetta chiaramente un lavoro importante in questi anni, considerando le difficoltà che la nostra comunità regionale sta vivendo. Credo che da questa prima riunione dobbiamo saper cogliere gli elementi positivi, che sono sicuramente quelli di un'elezione dove la maggioranza ha dimostrato compattezza. Forse dobbiamo migliorare anche da un punto di vista delle relazioni fra le forze di maggioranza, per cercare in futuro di poter affrontare le tante questioni in modo coordinato insieme a questo Consiglio regionale. Ma con l'avvio della legislatura, l'elezione del nuovo ufficio di presidenza, finalmente si parte, si dovremo occupare dei problemi concreti della nostra regione, a cominciare dal lavoro, dalla sicurezza, dal problema delle infrastrutture e dei trasporti e la sanità. Queste sono le vere priorità. Io penso che i cittadini sono poco affezionati a vedere, insomma, quello che succede dentro il palazzo, a vedere invece fatti concreti e come cambierà la loro vita nei prossimi anni. Speriamo in meglio rispetto al passato. Oggi è un giorno importante, è stato votato il presidente del Consiglio regionale. Il centrodestra, con il suo portavoce Claudio Ricci, in maniera responsabile ha annunciato il nostro voto di scheda bianca, dando un'apertura alla presidentessa, sperando che svolga un ruolo con terzietà, imparzialità, rispettando tutti quanti le forze politiche all'interno del Consiglio. Finalmente abbiamo rimesso in piedi la macchina istituzionale dell'Umbria. Nei prossimi giorni verranno insediate le commissioni e si discuterà a brevissimo il programma di legislatura. Noi di Umbria più Uguale ci teniamo molto su questo per portare avanti il nostro programma di un'Umbria fatta di territori e di maggiore giustizia. Si avvia ufficialmente la 10ª legislatura. Le priorità sono quelle che poi tutti i giorni la gente può vivere sulla propria pelle. Abbiamo avuto anche di recente notizie di stampa che riguardano l'esclusione di cittadini italiani dalle liste affitti e contributi e sovvenzioni, lo scandaloso ripetersi di quelle che sono le liste delle case popolari, la disoccupazione che ha posto l'Umbria tra le regioni del centro Italia tra le più povere e il dato sconfortante che emerge sotto questo aspetto per quanto riguarda la mancanza di ripresa economica. Quindi su questi temi andremo ad agire. Vediamo ora, con l'aiuto delle schede grafiche e fotografiche, chi ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio dell'Assemblea Legislativa Umbra fin dalle sue origini. Questi i presidenti del Consiglio regionale dell'Umbria che si sono succeduti dall'istituzione della regione a oggi: Fabio Fiorelli, Partito Socialista; Settimio Gambuli, Partito Comunista;
Massimo Arcamone, Partito Repubblicano, Roberto Abbondanza, Sinistra Indipendente, Enzo Paolo Tiberi, Partito Repubblicano, Giampaolo Bartolini, Partito Comunista, Velio Lorenzini, Partito Socialista, Sanio Panfili, Partito Comunista, Claudio Spinelli, Partito Repubblicano, Mariano Borgognoni, Democratici di Sinistra, Giampaolo Bartolini, Rifondazione Comunista, Luciano Neri, Verdi, La Rete, Giampiero Bocci, Partito Popolare Italiano, Carlo Livi Antoni, Partito Popolare, Giorgio Bonaduce, Partito dei Comunisti Italiani, Rifondazione, Carlo Livi Antoni, ancora Mauro Tippolotti, Rifondazione Comunista, La Sinistra per l'Umbria, Fabrizio Bracco, Partito Democratico, Eros Brega, Partito Democratico e Donatella Porzi, Partito Democratico. La permanenza ininterrotta più lunga alla presidenza di Palazzo Cesaroni è stata quella di Fabio Fiorelli, 7 anni, i primi della regione. Seguono per durata le presidenze Livi Antoni, 7 anni in 2 legislature, con la breve interruzione della presidenza Bonaduce, Tiberi, 5 anni nella 3ª legislatura, Eros Brega, 5 anni nella 9ª legislatura, Velio Lorenzini, che diresse l'Assemblea dal 1985 al 90, escluso un mese all'inizio, con Bartolini, Mauro Tippolotti, 5 anni in 2 legislature, più complessi gli anni dal 90 al 95, quando si avvicendarono 5 presidenti, Panfili, Spinelli, Borgognoni, Bartolini e Neri. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione, è disponibile anche in rete sul sito ufficiale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.